Ecco, l'ultima domanda. Abbiamo messo dei titoli. L'alta velocità. Noi siamo un piccolo quartiere molto caratteristico, abbiamo strade grandissime, larghe, eccetera, eccetera, ma abbiamo anche strade strettissime, piccole, senso unico che non si può entrare. Questa è una caratteristica che è difficile conciliare la soluzione dei problemi. Quindi abbiamo problemi di alta velocità nel quartiere, sia le strade larghe che quelle strette. Parcheggi selvaggi, un po' dappertutto, ma in particolare Piazza Ovidio. Viabilità. Sulla viabilità siamo rimasti indietro un sacco di tempo, c'è la metropolitana 4 che sta creando dei problemi. Credo che sia utile ritornare su questo discorso e verificare se la viabilità attuale è adeguata ai bisogni dei cittadini. Accesso al quartiere Monloè, intendiamo solo la parte che riguarda venire da Viale Forlanini per entrare nel quartiere Monloè, in via Pecorini e quant'altro, da Viale Forlanini e dall'aeroporto. Per andare nel quartiere Monloè bisogna andare in via Marco Bruto, bisogna andare. Barriere fonoassorbenti, c'è stato da anni, continuiamo a parlare di questo problema, sono stati fatti passi avanti, indubbiamente, ma non sono sufficienti, i cittadini non sono adeguatamente tutelati. Quindi, come dicevo, si ritiene che per la tipologia del nostro quartiere e per gli abusi che vengono commessi si debba aprire un confronto con il municipio per individuare delle contromisure a tutela dei cittadini. Su questo importante tema semplicissimo, vogliamo sentire se è giusto le osservazioni su queste cose, ma vi chiediamo anche, appena qualcuno di voi sarà presidente, e comunque se non sarà presidente sarà comunque nel consiglio, io penso, anzi sarà senz'altro così, aprire nuovamente un confronto su questo problema. E in particolare chiediamo al presidente o al nuovo presidente o nuova presidente se siete d'accordo, appena eletti, di fare un incontro su questi problemi. Dunque, io, come sapete, parlo invece del mio collega che purtroppo sta dovuto andare. Ma viabilità, manutenzione, gestione delle strade, se non sbaglio, è una delle competenze che viene assegnata al municipio direttamente, quindi sarà il municipio direttamente responsabile della manutenzione delle strade. Le proposte del Movimento 5 Stelle, anche per quanto riguarda la mobilità nell'ambito del singolo municipio, non possono che essere correlate all'organizzazione della viabilità di tutta la città. Quindi noi prestiamo molta attenzione a una mobilità sostenibile, quindi andremo ad incrementare il trasporto pubblico, a incrementare le piste ciclopedonali, a limitare l'accesso a determinate aree della città creando aree pedonali, quindi oasi verdi e di tranquillità, appunto per evitare situazioni di traffico aggressivo. Il problema dei grandi viali è da studiare, come è da studiare chiaramente la viabilità della zona, per esempio l'inserimento di siepi che delimitano le carreggiate o comunque creano dei rallentamenti forzosi, condotti o interventi di questo genere. E quindi, ripeto, il municipio, secondo me, io lo vedo come una grossa opportunità in realtà. È una cosa che un po' spaventa, uno lo affronta con prudenza perché dice quello che non sappiamo se arriveranno sono i finanziamenti, però è finalmente quel decentramento che ci consentirà di controllare e monitorare il territorio più da vicino, perché se sono gli stessi cittadini che possono guardare una zona ristretta e denunciarla da un'autorità centrale che in capo solo a quel territorio, c'è più possibilità che gli interessi di pochi vengano posti in evidenza e portati man mano verso il centro. Sì, sicuramente, ok, al confronto, all'incontro su questi temi post elezioni, vi posso, così come ho fatto anche in passato, dare la mia disponibilità nell'una e nell'altra veste, visto che mi auguro di farlo presidente, quando ora non fosse, così come stato diciamo. Non faccio altro che ripetere quello che ha detto il mio collega Bassi, è chiaro che il discorso dei parcheggi, della viabilità o l'accesso al quartiere, piuttosto che tutte le altre problematiche, non sono solo nello specifico di questa fetta, quella che era una volta l'ex zona 13, ma è comune in tutti gli altri, quindi è chiaro che l'obiettivo è
migliorare. Il discorso della viabilità, scusate, naturalmente con deve tendere a privilegiare il trasporto pubblico. Cioè doveva partire, mi risulta, dopo Expo un piano di ristrutturazione del trasporto pubblico locale, questo non è ancora partito, non so per quali motivi, mi auguro che parta, tenendo conto eventualmente dei nuovi suggerimenti che potrebbero venire fuori. Io sono convinto che la comunicazione aiuta nel comprendere alcune cose e quindi quando partirà questo, visto che incide sulla viabilità, anche questo sarà importante. L'accesso al quartiere Moulay, io sono nato qua, sono cresciuto qua, per me va bene, adesso non so cosa mi intendiate, però rimando appunto il discorso in una fase successiva, nel momento in cui ci dovessimo rivedere in una posizione o l'altra, per valutare tutti quelli che possono essere i miglioramenti nel bene comune. Sì, sicuramente questo incontro, se sarò io presidente di municipio, lo faremo non solo io con voi, ma con, presumo ci sarà un assessore che avrà la delega a questi temi, visto che ci sarà la giunta in municipio e dovremo dividerceli tra quattro queste deleghe, ma inviteremo anche i tecnici comunali all'incontro, perché sarà un incontro in cui dovremo vedere effettivamente il problema e capire come risolverlo. Quindi farlo tra di noi, potremo fare ipotesi, farlo anche con i tecnici comunali ci dirà esattamente come intervenire sulle varie problemi prospettati, anche perché effettivamente la vostra viabilità con i lavori di M4 è stata stravolta, soprattutto nel quartiere Forlanini, e quindi capire come affrontare e rivedere un po' tutti i giri è una cosa che possiamo fare solo anche con chi ha le competenze reali. Io vi ringrazio moltissimo, penso di interpretare il pensiero di tutti che è stata una bella riunione, è stata, nel senso, cioè le cose le abbiamo dette. Avremo occasione di vedere. Quindi vi ringrazio. Noi ci rivediamo ancora. Vi invito a conservarvi il documento che abbiamo mandato. Che questo lo notifico. Noi siamo questi, siamo quelli che riteniamo un diritto dovere di fermare il degrado. Grazie ancora.